Metà novembre 2015, Palazzo Cisterna, sede della Città metropolitana di Torino. Una pacifica invasione di bambini e ragazzi anima alcune sale dello storico edificio. Sono le classi vincitrici dell'edizione 2014-2015 di A Scuola camminando, il progetto di mobilità sostenibile pensato per diffondere e incentivare i percorsi casa-scuola dei bambini, a piedi o in bicicletta riducendo così l'uso dell'automobile. Insegnanti e allievi hanno partecipato attivamente ad alcuni momenti formativi, articolati in quattro laboratori sui temi della sostenibilità, dei rifiuti, dell'energia e dell'acqua. A scuola camminando rientra nel progetto Agenda 21 Local per la pianificazione territoriale della gestione dell'energia e dei rifiuti finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma EMPI CBC Bacino del Mediterraneo. L'attività che è stata svolta con i ragazzi delle premiazioni di, del progetto Scuola Camminando eh, è stata resa possibile anche dai fondi del progetto europeo EMPI Agenda 21, eh, che è il progetto che l'allora provincia di Torino, oggi città metropolitana, eh, conduce in collaborazione con l'Unione Europea, capofila provincia di Viterbo ehm, e con eh, i partner della Giordania e del Libano. È un progetto finalizzato al rafforzamento della pianificazione territoriale eh, che nasce dal basso, dalle comunità locali eh, sia a Torino sia a Viterbo sia in Giordania e Libano e nel nostro ambito si è focalizzato sull'energia. Le attività del progetto hanno visto un importante scambio di esperienze tra i partner europei e mediterranei, che hanno permesso la stesura di un documento sulla sostenibilità energetica nel quadro del futuro piano strategico della città metropolitana di Torino. Il documento ha come finalità quella di fornire indicazioni in materia di energia per l'azione della città metropolitana, alla luce del nuovo contesto istituzionale e con particolare riferimento alla futura pianificazione strategica a essa assegnata dalla legge 56 2014. Abbiamo raggiunto fondamentalmente due obiettivi importanti. Il primo è stato quello di sviluppare un web GIS, cioè un tool disponibile online in cui abbiamo eh, mappato tutti gli impianti di produzione di energia, sia tradizionale sia rinnovabile, che esistono sul nostro territorio in modo da dare evidenza di tutti i dati che fino adesso sono stati raccolti dalla pubblica amministrazione, a renderli disponibili per cittadini, altre autorità, istituzioni pubbliche e per gli stessi eh, operatori. Del settore energetico. È stato un lavoro molto molto importante che eh, dà evidenza appunto della moltitudine di impianti presenti sul nostro territorio, in particolare provenienti da eh, energie rinnovabili. L'altro obiettivo principale era quello di fornire elementi per lo sviluppo di un piano strategico eh, sull'energia, e questo è stato molto importante, soprattutto alla luce dei cambiamenti istituzionali intercorsi nel, nell'ultimo nell periodo che hanno eh, riguardato il nostro, il nostro ente in particolare. E la conclusione principale di queste, di queste analisi è quella che il nostro ente ha un eh, grosso ruolo da, um, da, da giocare sul tema dell'energia, perché se il nostro ente deve diventare un promotore di sviluppo locale, l'energia è e rimane uno degli elementi distintivi per la promozione dello sviluppo in ambito locale e quello che è la nostra missione è proprio quella di rendere operative e tradurre in progetti um, strategie, obiettivi definiti a livello europeo, nazionale e regionale con un forte eh, attività di assistenza tecnica nei confronti dei comuni.